Vuoi vedere come insegno a disegnare i miei allievi? Vieni, vieni. Il disegno che ha scelto Paola, sul quale oggi lavoreremo, è in un quadrato circa. Allora, la prima cosa che devo fare è disegnare il quadrato che contiene tutto. Siccome l'altezza è quella che comanda, in questo caso tiro giù una linea qui e tiro una linea qui. Questa è l'altezza, quindi io decido di metterlo qui. E se questa è l'altezza, la larghezza è qui. Ok, circa è così. Adesso faccio rapidamente a matita un abbozzo del lavoro. Dunque, c'è la pala del fico d'India, la foglia, ecco la foglia del fico d'India, va da qua a qua, se ne passa di qua, qui mi scende, la strutturo rapidamente con la matita, qui sarà un po' più. Così qui andrà un po' più su, qui gira in questo modo e questo, qui c'è questo fiore lilla che poi vedrò dopo, adesso prendo solo l'appunto, c'è. L'altra cosa, c'è dietro questo fico, il fico d'India c'è un'altra pala che fa così, arriva qui. Dopodiché questo va qua, questo fiore in realtà sta qui a questo punto, qui c'è di più, va su, poi va giù e a questo punto qui ciò è contenuto il fico d'India. Il fico d'India c'ha questa forma perché è un po' spanciato in basso e va così. Da quest'altra parte gira così, scende giù, qui fa così e qui fa così. Poi qua sopra, a questo punto c'ho questa bocca, cioè dove stava il fiore, c'ho la cicatrice del fiore. Adesso qui va in questo modo. Arriva fino circa qui, dopodiché adesso nessuno mi deve distrarre perché sto cercando di capire qui così come va sta cosa. Qui poi rientra e riesce. Ah, se qualcuno volesse sapere su che carta sto lavorando. Sto lavorando su una carta Winsor & Newton Smooth Surface 220 grammi. 220 grammi con superficie satinata. Perché comunque vorrei disegnare una cosa un po' precisa e quindi questo andrà così. Questa è l'altra foglia, poi qui c'è una serie di. C'è una serie di. Ok. Ci sono delle foglie sfocate. Ah, questa è proprio una foglia, vedi perché fa così e poi andrà così e quindi qui se ne esce da questa parte. Qui vabbè, c'è un confine di chiaroscuro qua dietro. Allora, intanto qui a questa altezza c'entra un fico d'India che io vedo così e arriverà qua. Dopodiché qui a questo
quest'altezza c'è, ah no, la foglia, dunque questa foglia qui, qui sta qui, così, e qui va un po' più in su, e poi c'è qui una zona violetta indistinguibile. Fatta questa serie di operazioni, devo andarmi a cercare gli andamenti delle spine, dei ciuffi di spine del fico d'India. Allora vediamo un po'. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica dalle 9:30 di sera mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu.